ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo la frazione avvenuta a Teramo, incontrata a mezzanotte nel 2016, l'amministrazione è pronta nel giro di qualche mese a firmare il contratto per l'inizio dei lavori per il dissesto idrogeologico. Negli scorsi giorni il consigliere comunale Ivan Verzilli aveva avanzato delle critiche al comune sui mancati interventi. Ora risponde il vice sindaco Cavallari, facendo riferimento anche al mancato commissionariamento da parte della regione. Sì, credo che anche il consigliere Verzilli dovesse sapere che la regione ha tentato in qualche modo, ha preannunciato, ha mandato un preavviso di commissariamento del finanziamento, che poi ha dovuto ovviamente fare marcia indietro. Tutte le procedure amministrative si sono concluse, la ditta è stata indicata, quindi c'è stata l'aggiudicazione della gara, adesso c'è solamente la firma del contratto che, in attesa dell'approvazione del bilancio, sarà fatto nel più breve tempo possibile. Tutto è stato definito, tutto è stato dagli uffici oramai fatto, tutti gli atti amministrativi sono stati fatti. Voglio ricordare a tutti che ci sono state decine e decine di espropri fatti in modo bonario, trovando la condivisione del territorio e non rotture o fratture. In questi casi, laddove si vanno a toccare gli interessi anche dei privati, bisogna lavorare con molta tranquillità, cercando di mettere tutti d'accordo senza che qualcuno possa in qualche modo poi ostacolare l'iter dei lavori che devono essere eseguiti. Di quanti soldi parliamo e soprattutto di quali interventi? Parliamo di una somma di oltre 2 milioni e 600 mila euro e gli interventi saranno praticamente realizzati su tutto il versante di mezzanotte, ma per arrivare addirittura quasi fino al deposito dell'ARPA. Quindi diciamo prenderà una fascia molto ampia, saranno lavori di reggimentazione delle acque, pozzi e quant'altro, ma voglio dire saranno tutte opere idrauliche che sono state pensate e progettate e verificate per migliorare la qualità della vita di quella zona e per diciamo anche conservare il valore economico degli edifici che oggi ci sono, perché un miglioramento, un consolidamento di un dissesto idrogeologico significa che chi ci abita, che chi ci vive, che chi ha investito dei soldi su quel territorio potrà essere più tranquillo e sicuro rispetto al passato.